Grande raga, benvenuti nella seconda puntata della serie El Coche de Papel. Vi starete chiedendo perché l'abbiamo chiamata El Coche de Papel, che in spagnolo significa l'auto di carta. Beh, adesso non ve lo diciamo perché dovrete seguire questi episodi e lo scoprirete. Yes! Nella prima puntata, se l'avete persa, andate a vederla, la macchina viene presentata un po', viene un po' specificata, un po', viene un po' spiegata, viene un po' resa pubblica anche nei suoi segreti. Bene, in questa puntata invece ora andiamo a fargli il primo step fondamentale di quando si compra un'auto V10 con motore Formula 1. Per chi ancora non avesse visto il primo episodio, vogliamo dire di che auto si tratta? No, non vi diciamo che auto è, andate a vederlo, lo scoprirete tra pochissimo. In questa puntata andiamo a vedere un po' di, dagli un po' più di potenza a questo motore. Ginny, primo passaggio, che dopo andiamo a vederci le riprese tutti insieme in the garage. Abbiamo sostituito i filtri dell'aria con dei filtri performance, quindi sportivi, più performanti. Esatto, quelli originali facevano schifo. Erano in delle condizioni che vedrete, che facevano rabbrividire. Bene, andiamo in garage a vedere com'è andata la situazione. Bene, ora che abbiamo fatto il cambio filtro abitacoli, facciamo il filtro of the height of the car, il filtro dell'aria. Quindi ne mettiamo uno che KN, qualsiasi altra marca va bene, un po' più performante. Questi filtri qui non danno potenza, ragazzi, quindi non comprateli se vi dicono che prendono cavalli. I cavalli li guadagnate mettendo l'adesivo Stronzi sul baule, mettendo delle vene erga sulle moto. Con questi non si guadagna un cazzo. Andiamo a tirare giù gli originali e andiamo a vedere in che condizioni sono. In quest'auto è dentro a scatto il coperchio, quindi con un piccolissimo cacciavite facciamo scattare il tutto. Doppio filtro d'aspirazione questo veicolo, perché è un V10, quindi hanno diviso le due bancate con due filtri differenti. Tiriamo giù l'originale, andiamo a vedere insieme what's gonna happen. Questi sono gli originali, questi qui sono quelli nuovi. Gli originali li hanno messi abbastanza male, però niente di grave. Montiamo questi qua e poi bene, come avete visto abbiamo cambiato, sostituito i filtri originali con quelli sportivi, sia per dargli un po' più di aria al motore, sia perché i filtri originali erano belli che arrivati. Insieme a quelli abbiamo sostituito i filtri dell'abitacolo, che sono uno step che nessuno fa mai caso alla sostituzione quando si acquista un'auto usata, invece vanno cambiati periodicamente. Ora passiamo allo step, quello che piace a tutti noi, che piace a noi, a voi, a lui anche, che scrive, che belli! E a me soprattutto, che ho insistito un sacco, di la verità. The exhausts, gli scarichi, li abbiamo fatti fare da Ilix Marmitte a Maranello, a 100 metri dalla fabbrica Ferrari, e vi spiegherò tra poco perché siamo andati lì e perché loro sono così vicini alla fabbrica Ferrari. Dove si sentivano dei sound esagerati tutto il tempo mentre eravamo in officina, da Fiorano. Stavano provando probabilmente la 812 GTO, TDF, QQD, come la chiameranno non lo so, però c'era un V12 che cantava come una bestia. Ci vediamo tra pochissimo, andiamo da Max a vedere che lavoro è stato fatto con questi super scarichi. Grandi raga, siamo finalmente arrivati da Ilix Marmitte qua a Maranello, vicino allo stabilimento Ferrari, per ritirare la macchina con i dovuti scarichi che merita questo motore V10. Ora entriamo inside the officing per vedere che cosa
succede all'interno. E per fare un piccolo test di sound, perché ho portato con me il rilevatore di decibel per sentire e per farvi capire quanto diavolo fa rumore adesso l'auto. Andiamo. Bene, come avete visto dalle immagini che vi ho appena mostrato, qui la particolarità è che sono in grado di fare gli scarichi certificati per la gran parte delle auto classiche come Ferrari e Porsche, e sono anche in grado, grazie a tutte le dime che hanno a disposizione, di poter creare gli scarichi all'interno della loro officina e poterli spedire in giro per tutto il mondo senza che la macchina debba venire qui in Italia a Maranello per montare le marmitte. Per chi di voi avesse un'auto classica e vuole uno scarico come si deve, questo è il posto giusto. Ora passiamo però alla M5, che siamo qui per questo, per vedere un po' come si comporta il veicolo con il nuovo scarico. Non so se avete visto che scarichi sono venuti fuori. A parte la qualità dei materiali, quanto sono luminescenti, la doppia valvola, il passaggio qui sopra invece che qui sotto, dove passava originariamente, faceva schifo perché da dietro tu vedevi due scarichi che salire non era carino. E soprattutto abbiamo tolto una marea di peso. Vi dico solo che lo scarico originale non si riesce a sollevare da soli. È una roba orripilalmente pesante. Bene, ora non ci resta che tirare giù la macchina dal ponte, andare qua fuori e sentire quanto canta in termini di rumore e di sound. Let's go. Siamo venuti a disturbare la quiete di queste campagne così calme, deserte, inesistenti. Facciamo un video all'americana, sapete quelli che accendono, corrono in macchina e mettono l'iPhone dietro gli scarichi per far sentire il rumore? Ma questa volta io ho portato una cosa carina. Cosa? Lui. Lui ci dirà. Godurioso. Quanto rumore fa l'auto? Valvola chiusa e valvola aperta. Cominciamo con la valvola aperta. Cini von der Leyes, get on board. Ci sta cagati il veicolo. Valvole chiuse, vediamo quanto rumore fa. Ok, 112, che non è proprio pochissimo per un'auto di serie. Ora passiamo alle valvole aperte. Ora spostiamo l'auto che arriva il camion. Ah, apriamo le valvole. Ah, già so. decibel. Gini, scendi dal veicolo. Bene raga, avete sentito che il sound è esagerato. Ora vi facciamo sentire una partenza ad allontanarsi nella foschia, nella nebbia della pianura lodigiana. Ovviamente anche con la valvola chiusa fa un bel po' più di rumore rispetto a un originale. Non credevamo facesse il rumore di un Audi A4 2000 TDI. Però nel venire qui da Maranello abbiamo notato che c'è un livello ben diverso di comfort su una velocità di crociera sui 130 km/h, perché sennò risuona nel veicolo dopo un po' e ti spacca anche un po' i maroni. Non tanto. Lei mai, lei sempre. Apri la valvola. Bene, sentiamo un andare via, come ci sentiamo. Dopodiché ci vediamo in studio per vedere il prossimo passaggio. Quest'auto esagerata che stiamo facendo, io e Gini from the Lakes, in che direzione va? Chi lo sa? Chi lo sa? La verità è che non è che sia proprio silenziosissima anche con le valvole chiuse. No, come avete visto 112 decibel chiusa, 126 aperta, non è un granché, però vi assicuro che all'interno ci sta meglio. Beh, io la terrei sempre aperta, fosse per me. Ciancio alle bande! Ora si va a fare l'upgrade, quello che da fuori non si capisce, ma quando la si sale seria e si pesta sul pedale del gas, quello a destra, quello stretto e lungo, si capisce davvero la differenza. Voliamo da 8000 RPM a Castelletto Ticino, dove Ale e Max, due fratelli, hanno un'officina con un banco prova 4x4, con tre motori montati sopra per fare la mappa, la
centralina, correggere gli scarichi appena montati e dargli un grande schiaffo a quel motore che si sta un po' addormentando, a mio parere. E fare anche whoop, whoop, whoop. No, non è un turbo, quello glielo facciamo fare nella prossima serie sull'Audi S4. Peccato. Godetevi le immagini e godetevi il sound dell'auto a banco, perché davvero c'è stato un grande cambiamento all'interno del cofano. Ci vediamo tra poco! Rullata 1 fatto, ora seconda rullata di serie, 475 cavalli e non 507, e ora vediamo. Bancata con mappa modificata. Vediamo se esce una biella. Guys, tantissimi di voi sui forum, quasi sui forum, la scrivono: la centralina su 5000 V10 non dà cavalli, gli scarichi perdono solo potenza. Cazzata! Però di la verità, anche tu eri scettico all'inizio. Io ero scettrico. Scettro. Ci siamo rimasti tutti colpiti, compresi Ale, Max, che di motori ne hanno visti tantissimi, dallo sviluppo e dal risultato ricevuto dalla modifica della centralina. Ora, è vero che da dei motori così spinti è difficile strappar fuori altri cavalli col montaggio dello scarico. Qui invece Max di Ilex Marmite è riuscito davvero a fare un gran lavoro, a togliere la risonanza dall'abitacolo con la valvola chiusa, a fare lo scarico un pelo più grande di diametro sul terminale, ma non troppo, tirarli fuori dal paraurti di 2 cm e non di più, e di fare guadagnare qualche cavallo alla macchina, che poi qualche, 9 cavalli, raga, non sono pochi, sono 9, come le vite del gatto. Poi vogliamo dire che spettacolo vedere l'auto sul ponte da sotto, cioè ha fatto veramente un lavoro. Avete visto che lavoro pazzesco, tutto si è dato a mano, ma oltre agli scarichi che danno 9 chevaux, ne abbiamo presi 41 con la mappa, con la centralina. Che fa assurdo pensare che, come mi ha insegnato, è difficilissimo mappare gli aspirati e ottenere più cavalli rispetto ai turbo. È vero, qui siamo un po' più avvantaggiati, perché un aspirato 5000 ha più margine di miglioramento rispetto a un aspirato 2000. Però 41 cavalli, raga, non ce lo saremmo mai aspettati. Avete visto la bancata originale, 470 dichiarati dalla casa madre, 479 montati gli scarichi, 520. Sì, che poi se vogliamo ma dirla fatto. Tutta, casa madre in realtà ne dichiara 507, perché l'auto è venduta cazzata, come 507 cavalli, ma sono cazzate. Anche la M4 ne dichiara 450, poi ne ha forse 398. Comunque, detto questo, ora non ci resta che andare a provarla su pista, ad Adria, per vedere le migliorie delle performance, come si comporta la macchina in pista, e se è davvero un'auto per fare dei gran traversi. Vi faccio vedere un piccolo anteprima. Però questo lo vedrete nel prossimo episodio del Coche di Papel. Grandi raga, grazie per essere stati con noi in questo lunghissimo video, in questo lunghissimo percorso di
pochi minuti. Ci vediamo nel prossimo video. Gini, ma cosa da dire? Episodio 3, mi raccomando, 3. Sole, cuore, amore. Ciao, Sanza!